Cartocci alla ricotta, un dolce golosissimo che almeno una volta nella vita devi provare. E ora che è carnevale, secondo me è il periodo perfetto per provare a farli. È un dolce a cui sono molto affezionata. Quando ero bambina, mio padre e i suoi fratelli ogni notte impastavano per portare tra i banchi del bar di famiglia questi cartocci morbidissimi. È una ricetta della mia vita, del mio ricordo, e quindi non vedo l'ora di farla qui per te, che sono sicura amerai moltissimo. Io sono Giusina e sono qui per risolvere i tuoi problemi quando la sera arrivi a casa tardi dal lavoro e non sai cosa cucinare. Ecco, ci sono io che ti consiglio piatti facili, gustosi e anche belli da portare a tavola. Perché ricorda, con Giusina no stress in cucina. Ah, dimenticavo, iscriviti al canale YouTube di Cookist e attiva la campanellina così da essere sempre informato su tutte le nuove ricette del canale. Iniziamo subito, è un impasto che ha due lievitazioni. Metto il latte, metto il lievito, aggiungo lo zucchero e faccio andare. Unisco la farina 00, il burro e l'uovo. Inizio a impastare e poi aggiungo anche un pizzico di sale. Questo è un impasto davvero speciale perché, come vedi, è morbido ma non si appiccica ed è un impasto che sarà poi, dopo la lievitazione, davvero sofficissimo, una nuvola. La lievitazione adesso dovrà avvenire in due step. Il primo dovrà raddoppiare il suo volume, quindi anche considerando l'ambiente in cui lo farai lievitare ci potranno volere 2 ore o anche un pochino meno. Appena l'impasto sarà ben lievitato faremo dei piccoli serpentelli che avvolgeranno un oggetto molto speciale che ti faccio vedere dopo. Il mio impasto va a fare la nanna e tra un po' vediamo come si è evoluto. Tada! Visto come hai lievitato bene? Ci sono volute un paio d'ore ed eccolo qua, il mio impasto pronto per essere messo in forma. Ecco qui l'aggeggio segreto che ti volevo mostrare. Queste sono delle canule su cui attorciglierò il mio impasto, da qui il nome torciglioni, che poi diventeranno appunto i nostri golosissimi cartocci, che altro non sono che delle mega frittelle ripiene di una golosa crema di ricotta di pecora. Metto giù l'impasto nel piano e iniziamo a fare i cartocci. Prendo un pezzo di impasto, faccio un bel serpente perché adesso li metterò in forma nella canula e aspetterò ancora il raddoppio, ci vorrà un'oretta. Voglio farti vedere questo cartoccio in particolare. In questa canula di legno è una delle canule originali che mi ha regalato la mia mamma, con le quali si facevano i cartocci nel bar di famiglia. Buona nanna, ci vediamo tra poco. È il momento di vedere se i cartocci hanno fatto il loro dovere. Direi proprio di sì. Guardate come sono ciccioni. Sarà tutta una morbidezza che poi sentiremo anche nel palato. Nel frattempo che l'olio raggiunge la giusta temperatura, io inizio a preparare la crema di ricotta. Ci vuole la ricotta di pecora, mi raccomando. Al massimo, se non ce l'hai, puoi utilizzare la ricotta di bufala. Aggiungo lo zucchero alla ricotta e faccio amalgamare bene. Per far innamorare lo zucchero della ricotta uso una ciotola più grande, così lavoro meglio. Le proporzioni per la ricotta e lo zucchero sono 500 g di ricotta, 150 g di zucchero. Se vuoi raddoppiare le dosi, 1 kg di ricotta e 300 g di zucchero. Adesso lei si riposerà, io prendo quella che ho già fatto, ma intanto mi dedico alla frittura. Per avere tutto pronto vado a setacciare la mia ricotta con lo zucchero che ho messo insieme già da qualche ora. Eccola qui, la ricotta è pronta, manca soltanto l'ultimo dettaglio, anzi prima l'assaggio ovviamente. Manca la cioccolata. Per mettere la crema in una sac à poche ti consiglio di utilizzare sempre un bel bicchierone alto in cui poter far cadere i lembi della sac à poche, così da fare un lavoro bello pulito. Fai uscire tutta l'aria e spingi verso il basso. Lascia così e poi tagliamo. Per essere proprio più sicuri, blocca con una bella pinza. Taglia, siamo pronti per farcire. E adesso è il momento della frittura. Tu aspettami di qua. Per farli venire così belli gonfi, mi raccomando, quando li metti nell'olio, non toccarli con le mani, altrimenti potrebbero sgonfiarsi. Ancora caldi, mi raccomando, passali nello zucchero semolato, altrimenti lo zucchero non si attacca più. E adesso è il momento della farcitura.
Dosa bene la quantità di crema perché è importante che poi non fuoriesca troppo, altrimenti poi rischia di venire giù. Voilà! E chiudiamo anche dall'altro lato. Spero di averti ingolosito abbastanza, ma se non fosse abbastanza, spero di farti ingolosire adesso. Lo assaggio virtualmente anche per te. Tutta inzuccherata, ti dico che questa è la mia Madeleine di Proust. Mi ha ricordato momenti davvero felici e unici e spero possa diventare anche il tuo dolce del cuore. Spero che i cartocci ti siano piaciuti e possano essere il tuo dolce di carnevale. Anzi, fammi sapere qui nei commenti qual è il tuo dolce di carnevale preferito. Mi farà molto piacere scoprire anche i tuoi gusti. Se hai dubbi, domande, curiosità, scrivimi nei commenti perché sarò io a leggere tutti i commenti e a risponderti.